A me che conosco in retroscena, la Marina ne uscirà con le ossa rotte e noi pure se non ci sbrighiamo a tagliare la corda. Folla continua a osannare il suo Beniamino, ma ora la palla è di nuovo all'esercito, è scattato il numero 12, è seguito da 50, il 12 continua la fuga sulla sinistra, ma è Bruce Dace che con il suo corpo fa muro e il 12 dell'esercito lo tre quarti. Non si passa oggi con la Marina, vanno proprio forte questi ragazzi. Non riusciamo a capire come la squadra dell'esercito, che pure in tante occasioni ha dimostrato di possedere un temperamento agonistico di tutto rispetto, oggi contro la Marina non riesca a trovare il bandolo della famosa matassa. Da qualche minuto il gioco ristagna nella metà campo, è sempre la squadra della Marina a menare la danza, dando l'impressione di poter comandare il gioco a suo piacimento. Il numero 15 dell'esercito ha una palla buona per scattare, semina un avversario in velocità, ma beh, che cosa c'è, Susanna? Le dispiace che stia vincendo la Marina? No, è che avevo puntato 10 dollari sull'esercito. Ci serve una grossa somma di denaro per l'orfanotrofio. Beh, io punterei più sulle preghiere che sul football. Datemi retta, lasciatelo perdere il gioco. Ma perché, Charlie? Tu non giochi? No, mai. Chi gioca perde sempre. E a me piace troppo vincere, ragazzi. Passaggi all'ordine della terza boa. In testa lo scacco numero 154 della Marina Militare. Seguono Don Moore, l'offshore dell'esercito con il numero 32, e Milton McKenzie alla guida dell'imbarcazione numero 215. Medio orario al settimo giro 108-200. Formidabile, questo è il record stagionale al Marine Stadium di Miami. Magnifico, vinceremo anche questa volta. Non è ancora detto, signore. Non è ancora detto. Come sarebbe? Il nostro rappresentante è sempre in testa. Sì, questo è vero, signore. È proprio un assi.
C'è qualcosa che non va in questo spettacolo, non mi diverto. Provvedi. Ehi, dice il capo che si annoia perché non sta succedendo niente. La tua casetta è così bella, sarebbe un peccato che andasse a fuoco. No, no, io ho fatto tutto quello che mi avete detto di fare. È fermo per evidente avaria. Peccato. Capo, ti comincia a divertire, eh? Che affondi? Dove sei? Dove ti sei nascosto? Vieni fuori che ti spacco la faccia! Ehi, hai mica visto un bestione che sembra un armadio con la barba? Tutte le mattine nello specchio. Ah, sei tu. Sei tu che hai portato qui il mio motoscafo, dillo. Avanti, dillo. Sono io. Beh, c'è qualcuno che ha manomesso il mio motore. Non me ne frega niente. Sparisci, devo mangiare. Sono fagioli con le cipolle. Mm. Ce li giochiamo a pari e dispari. Se viene pari, me li mangio io. Se viene dispari, te li mangi tu. Dai, scommettiamo. Se perdi, ti fa anche bene alla linea, no? Non mi piace giocare a pari e dispari. E non mi piace neanche chi vuole mangiare i miei fagioli con le cipolle. Sono stato chiaro. Ehi, tu! Aspetta un momento! Vieni qui! Dove vai? Sei tu quel bastardo che ha fatto quello scherzetto al mio motore? Sì, signore, ma sono quelli che mi ci hanno costretto. Quelli? Sì, eccoli là, tutti e tre. Mi hanno detto che se non lo facevo mi bruciavano la casa, con tutta la famiglia. E che dovevo fare? Tu levati di mezzo. Chi è che t'ha obbligato, brutta spia? No, ma allora è vero. Ho detto fila! Scusa. Aspetta, vieni qui. Dove vai? Lo agguanto, capo. No, lascia perdere. Di un po' tu. Era tuo amico quello? Io non ho amici. Senti che odore. Sono fagioli con le cipolle. Eh? Ah, è vero. Sì, è vero, però sono miei. Accidenti. Mi erano venuti pure bene. E adesso facciamo due chiacchiere. Chiedo scusa, tenente. L'ammiraglio O'Connors le vorrebbe parlare. È urgente. Ok, reggetemi questo. Poi basta riprendermi. Ottimo stato di servizio, tenente. Laureato in poliglottologia subacquea e calcolo infinitesimale, vincitore del concorso ippico di San Diego, campione di decathlon. Come mai solo secondo nel torneo di box delle forze armate interamericane categoria pesi medi? Beh, vede, primo risultò Carlos Monzon. Ah, capisco. Tenente, ho intenzione di affidarle una missione all'altezza delle sue qualità. Individuare, scovare e possibilmente sgominare una banda di allibratori clandestini che opera qui in Florida. Mi spiego meglio. Troppi dei nostri si sono rovinati con le scommesse. Dobbiamo intervenire. Lei non si intende molto di gioco, lo sappiamo. Perciò dovrà agire affiancato da una persona che ne sia esperta e che soprattutto abbia dimestichezza con quell'infido ambiente in cui lei dovrà operare. Adesso guardi qui. Le faccio vedere di chi si tratta. Ho la sensazione di conoscerlo. Lo credo che lo conosce. Permette. Sì, è proprio lui. Grazie, signor Charlie. Dio gliene renda merito.
Senza il suo aiuto non so davvero come avrei potuto fare tutti questi viaggi. Oh, per carità, suor Susanna. Io mica l'ho portata in braccio. Peccato che abbiano deciso di costruire un albergo al posto del vostro istituto. Dovreste comprare voi il terreno. Ma dove lo trovate $500,000? Non sono mica noccioline. No, le vie del Signore sono infinite. Può darsi, ma quelle che portano i soldi che vi servono ho paura che siano finite. Signor Charlie? Dica. Com'è che non si è mai sposato? Sposato? E lei allora? Ma io ho sposato Gesù. Beh, io mica potevo sposare la Madonna. Oh. Oh sì, scusi. Ciao. Un viaggio. Arrivederci. Ok, ho capito. Ho capito, ragazzi. Adesso mi fermo, ma non fate il rompiscato. Oggi ce l'hai il pesce? Sì, ce l'abbiamo, è anche fresco. Sono 45 minuti che sta giocando con la stessa palla. Ma ti porto il pesce, eh? Sì, dammene 25 kg. Hai detto proprio 25? Sì, ha detto così. E scommetto che lo vuole crudo. Sì, lo voglio crudo. E voglio anche un triplo hamburger con tre birre. Va bene. Però, questa non me l'aspettavo. Che cosa non ti aspettavi? Beh, che ordinassi la birra. Con il pesce ci va il vino bianco. Scusa tanto. Scusa. Ecco l'hamburger e le birre. Grazie. Ehi, amico. Sì? Ho fatto 8 milioni di punti. Non ho diritto a una consumazione a prezzo ridotto? Ho un'aranciata per 5 cents invece di 10. Senti, vuoi scommettere i 5 cents? Io non scommetto mai. Vuoi scommettere tu che io riesco a bere più aranciate di quante tu riesci a spremermi? Ah, non è possibile. Non è possibile. Allora, forza, scommettiamo 5 cents. Va bene, scommettiamo. Via! Dai. Adesso ti prego io. Dai. Tu?
No, no, basta, mi arrendo. Non ne posso più. Hai vinto tu. Hai visto? Tieni. Mi faccio un'altra partita a flipper. Hai visto quello sbruffone? Si credeva che ero un deficiente. Quanti aranci gli hai spremuto? Non so, mi pare 18. E ti ha dato 5 cent. Sei deficiente. Smilzo, Mancino, con me. Voi restate qua. Sentire, brutto nanetto, perché ti sei rifiutato di dare ospitalità a una nostra mangiasoldi? Perché è proibito, signore, è proibito dalla legge. È proibito solo fare quello che non vogliamo noi. Ma se lo viene a sapere la polizia, mi fanno chiudere il locale. Tanto lo dovrei chiudere lo stesso, per restaurarlo. Scusa un momento. Prego, prego. Lasciate tutto! Mi volete rovinare! Io ci ho lavorato onestamente! Non lo potete fare! Le mie mani sono pulite! Tieni, pulisciti. Non sta bene prendersela con quelli più piccoli. E non sta bene ficcare la faccia della gente dentro le torte. Specie quando le torte sono mie. Chiudi il becco. Ah, sì? Sì. Mani in alto, o vi faccio un clistere di piombo. Idioti, sono due stecche da biliardo! Le mani... Io mi chiamo Johnny.
Io mi chiamo Charlie Firpo. Charlie Firpo? Il famosissimo Charlie Firpo! Il più grande giocatore della costa orientale! Piacere di conoscerti! Il piacere è solo tuo. Pedro, questo pesce. Ecco qui, Charlie. No, grazie, non posso. Andiamo. Grazie. Charlie Firpo, me lo dai un passaggio fino a Miami? Anch'io vado là. E come lo sai che vado a Miami? Ah, beh, io lo so perché è lì che c'è l'acquario dei delfini. Tu trasporti delfini, perciò... E tu come lo sai che io trasporto delfini? Come lo so? Semplice deduzione. Ho pensato che, anche se sembri un tricheccone, non ti saresti mai potuto mangiare 25 kg di pesce crudo, no? Sei furbo tu, eh? Allora facciamo a capirci. Io non sono più un giocatore e non do mai passaggi agli estranei. Charlie, scommettiamo che me lo dai il passaggio. Mi gioco tutto quello che ho preso dalla slot machine. Questi vanno a Pedro come risarcimento danni. Ok. Come ti stavo dicendo, io ho giurato di non scommettere più. Ma questa volta faccio un'eccezione. Se riesci a montare sul mio camion, io mi mangio questi 25 kg di pesce crudo uno dietro l'altro. Affare fatto. Affare fatto. Bye bye, spazzolino. Scommetto che mi stava aspettando. Ma non avevi giurato di non scommettere più? Oh? Tricheccone. Senti, spappo la palle. Sloggi da solo o ti frullo io dal finestrino? Mi meraviglio di te, Charlie Firpo. Anche un giocatore in disarmo rispetta le regole. Io ho vinto la scommessa, no? Ah.
Fermo! Ok, basta la mossa. E poi non è bello privare i delfini del loro pane quotidiano. Cioè, del pesce quotidiano. Senti, stanno dicendo che il pesce non è fresco. Non ci credi? Io capisco il loro linguaggio, sai. Vuoi vedere? Ciao! Che c'è? Non ti è simpatico? Neanche a me. Intelligente, eh? Ciao! A me non interessa se sei più intelligente te o il delfino. Quello che invece mi piacerebbe sapere è perché cavolo mi stai appiccicato come un francobollo. Per sapere le cose bisogna fare come me. Io nella mano leggo il passato, il presente e il futuro. Vedere? Dunque, nato il 9 dicembre 1942 nel Texas. Da padre noto e madre ignota. Scapolo, con molta forza e poco cervello. Anzi, quasi niente. E con una cicatrice sul culetto. Senti un po', Johnny, o come caspita ti chiami. Se tu sapessi il pericolo che stai correndo, leggeresti di meno e scapperesti di più. Fatti in là. No, aspetta un momento. Io lo faccio solo per te. Sto cercando di aiutarti, Charlie Few. Vuoi sapere un'altra cosa? Sta a sentire. Ho letto nel palmo della tua mano che una di queste notti qualcuno ti fregherà il camion. Ma guarda, che lo scherzo mica, te lo fregheranno. Adesso tu stai a sentire me. Io ci dormo sempre nel mio camion e quindi sarei compreso nel furto. Sei arrivato al capolinea. Sono stanco, adesso voglio dormire. Mi voglio riposare bene, domani devo fare tutta una tirata fino a Miami. Te la faresti una partitina? Quello deve essere un posto dove si gioca. Vattene. Devo stendermi. Fuori, fuori! Sì, ma scusa, io che faccio? Non ho più sonno. Non ti preoccupare, ce n'ho tanto io. Certo che sei un bell'amico. Grazie tante. Prego, prego. Io me ne vado. E non chiamarmi perché non torno. Per favore.
Ciao. Grazie. Ciao. Tu non sei di qui, vero? Te la vuoi giocare quella birra? Ti piacciono i dadi? Veramente preferisco le carte. Il poker. Anche se lo gioco malissimo. Che combinazione, fustaccio. Io mi chiamo Johnny. Io sono qui con degli amici che stanno giocando a poker in questo momento. Mi annoio a morte. Ma se ti va, te li faccio conoscere. È un'ottima idea. Andiamo, bambolo. Ragazzi, c'è questo mio amico che avrebbe voglia di giocare. Sì, però io sono un po' scarsetto. Ah, ma qui nessuno è un campione. Seguiti qui. Grazie. Zappo, Ricciolo e Picchio. Io sono Nymphos. E questo è Fustaccio. Mi chiamo Johnny. Pupa, torna di là al bar, eh? Ok. Vediamo chi dà le carte. Vediamo. Ci vediamo, Fustaccio. Io mi chiamo sempre Johnny. Porta qualche sandwich. Devi alzare. Ah! Ecco. A chi tocca l'asso? Eccolo! Toccato! Che vinco? Niente, devi solo dare le carte. Ah. Oh. Scusa. Perdon. Non a me, a lui. Grazie. Devi mettere $10. Li metto io. Grazie. 5, vero? Sì, 5. 5, 5. Vale di più il re o l'asso? L'asso. Grazie. Io passo. 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 4 carte. Hai vinto. Tieni. È la mia serata, lo sento. Com'è andata? Bene. Mi sono divertito abbastanza. Ho perso $1,283.30. Più i 10.000 sulla parola. Oh, quanto mi dispiace. $10.000? E chi ce l'ha? Vi posso firmare una cambialetta? No, amico, tu paghi in contanti e adesso. Altrimenti fai la fine di Joe Cilento, che finì in un pilone di cemento. Di cemento? Uh-huh. Ma dici davvero? Poveretto, si sarà indurito tutto. Fa lo spiritoso. Scarrozza, pupa. Vi prego, cari, state calmi, eh.
State a sentire. Io ho un camion là fuori che vale molto di più di $10,000. Vi posso pagare con quello. Ah. E chi ci dice che dici la verità? Sì, è vero, c'è un camion qui fuori. Sentito? Ok. Allora tu adesso ci firmi un atto di cessione del camion, ci scrivi sul numero della targa e della patente. Certo. Fallo a favore della società Nymphus & Company. Ehi, un momento, chi è questo company? Siete voi, imbecille. Ah, beh. Ecco il camion. Tieni, mettilo in cassa. Siete proprio dei ladri. Quel camion vale almeno il doppio di quello che ha perso. Senti, Zanzara, perché non vai a rompere da un'altra parte? Ehi, un momento. Mi sembra che la Zanzara abbia messo il dito sulla piaga. Il mio camion vale molto di più. Datemi almeno $200, tanto per affittare una macchina. Ok. Grazie. Andiamo. A proposito, dimenticavo di dirvi che c'è un vagabondo che sta dormendo nella cabina del mio camion. Gli ho dato un passaggio per la strada. Se dovesse fare obiezioni, voi sbattetelo fuori. Contaci. Grazie, bambolotta. Non lo dimenticherò. Neanche io mi dimenticherò di te, Fustaccio. Mi chiamo Johnny, io. Io lo trovo comune, Johnny. Mi piace Fustaccio. Chissà che cosa stava trasportando. Beh, anche se fosse vuoto, è già un affare il camion da solo, no, capo? E comunque non perdiamo tempo. Prima ce lo portiamo via, meglio è. Ehi, pupo, sveglia, scendi che abbiamo fretta. Senta, sergente, il libretto è in regola, freni, luce, tutto a posto. Buonanotte. Buttatelo giù. Ehi, tu, scendi, sbrigati. Perché? Perché? Domanda perché. Perché il camion è nostro e ce lo dobbiamo portare via. Perché? Perché il camion è nostro e ce lo dobbiamo portare via. E dove? Domanda dove? Dove lo stabilisco io. Tu, ciccione, pensa a scendere, altrimenti ti prendo per la barba, ti stendo davanti alle ruote e ti passo sopra. Hai capito? Primo. Se io sto dormendo e mi svegliano all'improvviso, mi viene da piangere. Secondo, quando mi viene da piangere, io m'arrabbio. Terzo, quando m'arrabbio, mi alzo, scendo e divento intrattabile. Ma allora, scusa, non piangere. Attaccalo! Scusa, capo, io non volevo! Aio! Ecco,
Ci vediamo, Charlie Firpo! Ehi! Ehi! Dove vai? Il cavio! Ferma! Ci volete? Charlie, pare! Ferma! Aspetta! Maledetto! Lo so. Ma voi siete coperti dall'assicurazione per i delfini. Io sono completamente rovinato senza il mio camion. Sì. Sì. Se so chi è stato, l'unica cosa che so è che si chiama John. E non c'è solo Travolta che si chiama così. Ci saranno altri 50 milioni di John o Johnny in questo paese. Ma è solo uno che si è fregato il camion. Dai, dammi una birra. Pronto? Sì? Un gigante barbuto dall'aria non molto allegra. Sì, mi pare che ci sia. Ehi, Charlie! Ti vogliono al telefono. La linea te la passo in cabina. Chi parla? È una chiamata con addebito per il signor Charlie Firpo. È lei il signor Charlie Firpo? Sì. Accetta l'addebito? Chi è che chiama? Un certo Johnny. No! Sì, 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 me lo passi. Bene, signore, allora introduca nell'apparecchio 50 cents. Sì, maledetto. Pronto? Signore, avevo detto 50 cents, non 25. Sì, altri 25. S'accorgono di tutto. Ecco, il prodotto. Pronto! Pronto, Charlie, pronto. Sono Johnny, come stai? Senti, farabutto, dov'è il mio camion? E tu dove sei? Come sai che sono qui? Non sarai mica inquieto con me? Chi? Chi, io? Oh, no, ma che dici? Sapessi che voglia che ho di stringerti al petto. Scusa, di un po', caro, come posso raggiungerti? Non sto molto lontano, Charlie. So che sei rimasto senza lavoro. Cercano gente allo sfasciodromo di Eli. Vuoi che faccia il tuo nome? Sì. Ma vogliono gente in gamba, però, eh? Ah, sì? Io invece voglio solo te. Adesso, per favore, dimmi dove sei in questo momento. Scusi, signore, devi introdurre altri $6 e 25 cents per parlare. Ciao, Charlie, ciao, ciao, Speriamo di vederci presto. Devo scappare. No, ciao, no, Charlie. No, non scappare. Un momento, per favore. Signorina, lo fermi. Signorina. Johnny, tu! Ah, Johnny! Oh, ti ammazzo! Volete scommettere qualche dollaro, ragazzi? Il 43 lo do a 5. Vuoi fare una puntata? Sì, dai. D'accordo. Allora, mettimi $20 sul 43. A 7, però, D'accordo. Ehi, se cerchi uno in gamba che ripara le macchine, l'hai trovato. Noi qui le macchine non le ripariamo, le sfasciamo. Appunto, nessuno le sfascia meglio di me. Vuoi fare il pilota per la mia squadra? Ce n'ho giusto uno all'ospedale. Posso darti $50. D'accordo. Ma non devi vincere. Io mi chiamo Lardo, e tu, amico? Io no. Vieni. Il 32 a quanto lo date? A 6 e mezzo. Ah, $50 vincenti. $100 sul 43. Nessuno ha scommesso su di te. Abbiamo truccato la macchina. Sarà un gioco da bambini. È stato deciso che devi essere tu a vincere. Gli altri ti faranno passare. E ci sarà un centone anche per te, ok? Ok. Signore e signori, mancano 2 minuti esatti all'inizio della grande gara di Stunt Car. E quest'oggi ne vedremo delle belle. Il team che fa capo a Billy Hannon ha giurato che si prenderà una sonora rivincita qui allo sfasciodromo di Ailai sull'agguerrito team di Lardo.
bolidi sono pronti a scattare. Un momento, c'è un ritardatario. È il numero 26. Si è presentato solo adesso sulla linea di partenza, ma comunque ancora in tempo per prendere via. Ehi, figlio di una bagnarola! Dov'è il mio camion? Ehi, Charlie Firpo! Che piacere rivederti! Come stai? Lascia perdere, che fine hanno fatto il camion e i delfini? Gli ho ridato la libertà, poverini. Mi facevano una pena. Via lo splatter! Della corsa, tutti gli altri lo seguono. Un momento, il numero 26 sta risalendo posizioni su posizioni e passa in questo momento a condurre. È salonato al numero 37. Ecco che sfilano davanti alle tribune. Non c'è stato segnalato il nome del pilota della macchina 26, ma già dimostrato in una sbandata controllata di avere tutti i numeri per reggere il confronto con i migliori. Il 26 e il 37 guadagnano ancora terreno sugli avversari. Formidabili questi due piloti. Che fine ha fatto? Che ha fatto? Il mio camion! Cosa? Ho detto che voglio sapere che fine ha fatto il mio camion! Ah, il tuo camion! L'ho perso rigiocando a poker. E sai, io non sono mica bravo come te. E allora perché hai giocato? E sai, se vincevo me ne compravo uno anch'io e ci mettevamo in società. Adesso te la do io la società. Ma ecco che il 37 con uno scatto rabbioso sorprende di tanti il 26. Sono alla curva. Ma che fa quel 37? È impazzito! Che ne so? Eppure gli avevo detto che non doveva vincere! Ma... Il 37 guadagna ancora sul 26, suo diretto inseguitore, ma il 26 non molla! Ma l'hai avvertito il 37? Io ho avvertito tutti, non capisco, sono tutti e due della squadra di Largo! Se ci guasta la festa gliela facciamo pagare! Ecco lì all'entrata della curva, il 26 si allarga e si affianca il 37! Cerca di spararlo in curva, il 26 sullo slancio finisce fuori pista! Una spettacolare testa coda, ma la partita non è ancora chiusa. Il 26 si riprende subito, rientra in pista e si lancia di nuovo all'inseguimento. È un'impresa senza speranza. Il 26 ha perso dei preziosi secondi, mentre il 37 è sempre saldamente al comando, seguito dal 43. Il 26 cerca disperatamente di riportarsi dal gruppo. A insidiare il 43 lo costringe ad una spettacolare sbandata. Rivolta posizioni su posizioni. È fuori da 6, poi tocca alla 28. È fuori da 92. Un altro testa coda della 6 che però resta in gara. La 26 ormai nelle prime posizioni. È quarta, è terza, è seconda. È seconda, sta riavanzando da 37. In questo momento il 37 accelera e attacca l'esterno del 26. Le coda che sembrano incollate l'una. Vieni fuori che ti do una lezione che non scorderai più! Ti seguo! Ecco che il 37 si è scrollato di dosso il 26, ma il 26 ha intenzione di mollare e gli si incolla di nuovo! Sono usciti di pista! Fermi, fermi, fermi! Andiamo! Ti ha fatto perdere. Perché stai dalla sua parte? Vuoi sapere perché? Perché vedi, si dà il caso che quel bestione sia mio fratello.
gelato al pistacchio. Non ce l'ho il pistacchio. Va bene il cioccolato? Va bene. Charlie, non te lo potevo dire subito che ero tuo fratello, perché con quel caratteraccio che ti ritrovi, come l'avresti presa? Eh sì, perché io lo so, sai, tu ce l'hai sempre avuta con me, perché nostro padre lasciò tua madre per mettersi con la mia. Oh. E che c'è, ti meravigli? Al vecchio sono sempre piaciute le smandracchioni. Ehi! Ma non ti vergogno a dire queste cattiverie sul nostro babbo? Ma sai una cosa? Ho fatto il conto. Mi toccherà vendere 128.970 coni gelati prima di mettere insieme i quattrini per comprare un altro camion. Ma perché vuoi aspettare tanto? No, dico, uno come te, che sa tutto sulle bische, sul gioco d'azzardo. In un mese potresti comprartene almeno 10 il camion. Altro che gelati. No, non ne voglio neanche sentire parlare. A me ha fatto sempre schifo il gioco. Anche quando facevo il croupier nel casinò di Paragulis, il greco, a L'Avana. Quando mi resi conto che era tutto truccato, gli ho demolito il locale, gli ho sfracellato il naso e me ne sono andato. Tanto, forse ti avrebbe licenziato lui. Mi fai un gelato anche a me? Va bene. Lo vorrei di pistacchio. Non ce l'ho il pistacchio. C'ho la vaniglia, cioccolato, fragola, limone e caffè. Ah, bene. Allora fammi un cono di vaniglia e di pistacchio. No, non ce l'ho il pistacchio. C'ho la vaniglia, cioccolato, fragola, limone e caffè. Ah, va bene. Allora vediamo un po'. Fammelo al cioccolato, tutto coperto di pistacchio. Ehi, ma che sei sordo? Ti ho detto che il pistacchio non ce l'ho. Ok, ok, non c'è bisogno che ti arrabbi, no? Insomma, di che ce l'hai? Ce l'ho di vaniglia, cioccolato, fragola, limone e caffè. Ah, ho capito. Meno male. Allora, fammene uno misto. Mettici la fragola, il cioccolato, la vaniglia, il limone e il caffè. Charlie, mi raccomando il pistacchio, eh? Ehi, ecco il pistacchio. Ah, grazie. Ma non mi va più il pistacchio. Non ce l'hai di banana? No, c'ho il pistacchio. Ah, certo, io adoro il pistacchio. Johnny, tu di me sai tutto, ma io di te non so niente. Per esempio, com'è che capisci il loro linguaggio? Ma sai, io ho fatto di tutto. Il sarto, il pianista, il tramviere, il cuoco, il chiromante. E poi ho fatto... Basta così, per il mio carattere hai fatto anche troppo. Ho dovuto farlo. L'ho dovuto fare per papà. Tu l'hai abbandonato. Chi doveva pensarci, scusa? Ah, oh, non mi parlare più di lui, eh? Ha avvelenato la mia vita e quella di mia madre. Quel vecchiaccio sciagurato. Sono 10 anni che non ne so più niente, ma se un giorno riesco a mettergli le mani addosso, gli faccio vedere io. No, Charlie, non potrai fargli vedere niente, purtroppo. Perché? Perché? Andiamo, perché? Papà è diventato cieco. Vedi, Charlie, è per lui che ti ho preso il camion e me lo sono giocato. Dovevo trovare dei soldi per lui, per il nostro paparottone adorato. E quando ho saputo che facevi l'autotrasportatore dal Messico alla Florida, io ho fatto di tutto per incontrarti. Guarda, eccolo lì. Guarda come si è ridotto. Sempre misero, chi a lei s'affida. Dovevi evitargli questa umiliazione. Credimi, io ho fatto tutto quanto era possibile per lui. Ma il vecchio testardo.
Vuole essere autosufficiente. Io lo capisco, ma è dura nelle sue condizioni. Papà! Papà! Chi è? Il mio bambino! Sì, papà! Mio figlio! La mia creatura! Dove sei? Papi, c'è Charlie! Ti vuole riabbracciare! Dove sei, caro? Caro! Charlie! Dove sei, figlio mio? Dov'è il mio figlio, Charlie? Lo sai che somiglia tutto papà, alla tua mamma? Io qui, sarà solo questo. Papà, papà, com'è? Papà, il mio paparino. Avanti, sbrigati. Charlie ha ragione, papà. Starai benissimo qui. È un posto così bello. Vorrei tanto che potessi vederlo. Suor Susanna avrà cura di te. Mentre noi ci daremo da fare per rimediare i soldi per la tua operazione. Ah, grazie, Charlie. Hai visto come mi hanno ridotto quei bastardi? Picchiavano alla cieca, senza alcuna pietà. E questo solo perché ero tuo padre, Charlie. Ti ridaremo la vista. Sta tranquillo, papà. Senti, ma quanto costa questo trapianto? Ah, non molto, sui $500,000. Eh? $500,000? Eh sì. E che gli trapiantano la testa? Beh, è un'operazione complicata. E poi, papà vuole gli occhi viola, sai, come Elizabeth Taylor. Scusa, papà, non ti andrebbero bene un paio di occhi normali? No, viola o niente. Certo, viola. Gliel'hai detto tu, eh? Oh, ecco suor Susanna. E com'è, com'è, carina? È quasi meglio della Taylor. Buongiorno. 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 Ecco il tè, signor Firpo. Glielo servo? No, io voglio servirmi da solo. Sono autosufficiente. Certo, papà, certo. Ecco, questa è la teiera, eh? Vieni. E questa è la tazza. Ecco. È bello bollente, suor sì, Susanna. Sì, è bello bollente. Tazza, papà, è bello bollente. Ah, papà, papà. Che c'è? Nella tazza. Nella dove? Tazza, ecco, è meglio. Qui? Bravo, bravo, papà, vedi, quando vuoi ci riesci. Ecco. Vuole latte o limone? Lascia. No, limone, papà, limone. Lo spremo io. No, lo spremo io. Sì, papà. No, ma che fai, papà? Non negli occhi. Il limone va strizzato nella tazza. Se me lo strizzi negli occhi, mi pizzica. Lei, lasci stare, sorella. Oh. Bevi, papà. Purtroppo, signor Firpo, non potremo tenerla con noi molto tempo. Entro il mese il nostro orfanotrofio sarà costretto a chiudere. Già, è vero. Dovremo sbrigarci a trovare la somma che serve al nostro caro papà. Ma non sarà facile. Gliela faremo, Charlie. E magari vinceremo anche i soldi per gli orfanelli. Pure. Papà, Charlie mi insegnerà a diventare un grande giocatore come lui. Ah, bravo. Sì, e poi mi porterà in tutte le bische clandestine della città. E se non riusciamo a fare i $500,000 che ci servono, potremmo giocare a poker con Paragulis, il greco. L'uomo che ha ridotto papà così. Charlie sa dove sta, vero? Beh, sì, lo so dove sta, ma so pure che il greco è un osso troppo duro per te, Johnny. Quello è pericoloso. Niente può essere pericoloso per i fratelli Firpo. Hai sentito che ha detto il babbo? D'accordo. Mi avete convinto. Faremo i soldi che ci servono. Ma sarò io a decidere come. E niente discussioni, chiaro? D'accordo. Certo, bene. Certo. Allora noi ce ne andiamo. Ciao, papà, riguardati. Che bravi ragazzi. Grazie, sorella. Stia tranquillo, signor Charlie. Penseremo noi al suo papà. Grazie. Ciao. Ciao. Arrivederci. Venga, signor Firpo. L'accompagno alla sua stanza. Dica un po', qualche volta si potrà uscire da questo posto? Insomma, qualche volta. Posso uscire quando mi pare? Ma certo, signor Firpo, questa non è una prigione. Ah, quanto mi fa piacere sentirglielo dire. Ah, sorella. Sì? Potrei avere un televisore a colori in camera? Certo. Che cosa ha detto? Un televisore? Io adoro ascoltare alla televisione le corse dei cani o dei cavalli. Ma non è meglio andare a giocare a carte in qualche bisca? No, niente carte. Si gioca ai cavalli e si punta sul favorito. Sì, ma il favorito paga una miseria. Al totalizzatore. Ma chi ci gioca al totalizzatore? Ci sono altri modi. Certo. Te lo ricordi quello alla corsigaro? Sì. E quello di spalle vicino alla colonna? Sì, beh. Beh, sono tutti clandestini. Noi con quelli ci giochiamo i nostri $100. Aspettami qua. Torno subito. Attenzione.
Vuote totalizzatore quinta corsa. Vincente 22. Piazzati 12, 16, 19. Ciao Charlie, che piacere di vederti. Posso fare qualcosa per te? Sì, dimostrami che scommettere con voi clandestini è più conveniente. Come? Voglio puntare $100 su Parafulmine Vincente, ma invece che a 2,5 me lo dai a 500. 500? Sì. Bene. Ecco. Ma Charlie, questi non sono $100, sono i biglietti d'ingresso. Che ci faccio? Te li mangi? Me li mangio? Certo. Buoni. Una birra. Subito. Ehi, ciao Fustaccio. Ciao Bambolotta. Che fai? Punti sui cavalli? Solo su quelli che vincono. E allora ti do una notizia. C'è da fare un bel colpo sulla sesta corsa. Parafulmine. No, quello è il favorito e quindi non vincerà. Punta su Cocotte, lei che arriverà prima. Lo hanno deciso i miei amici. E quando decidono una cosa è come se fosse fatta. Grazie, Bambolotta. Non c'è di che. Ciao. Ciao. Tutto ok, Nymphos. Ci sono giocate per $200,000 su Parafulmine. Beh, che ti aspettavi? È il favorito. Speriamo bene, capo, perché se dovesse vincere lui, meglio non pensarci. Quando un fattino sa che se vince ci va di mezzo il suo pargoletto, piuttosto spezza le gambe al cavallo. Che ti sei giocato allora? Parafulmine. Se ci sbrighiamo facciamo appena in tempo a buttarci sotto il rapido Miami-New Orleans. I binari passano proprio qui davanti. Senti, non parlare per indovinelli. Che è successo? Ah, che è successo? Hai buttato gli unici $100 che avevamo. Ho avuto una soffiata da una mia amica. La corsa è truccata. Parafulmine non vincerà. Sì? E io invece dico che Parafulmine vincerà. Pronto? Chi vuole al pignolo? Ah, il fattino di Parafulmine. Sì, un momento, glielo chiamo subito. Ehi, sei tu al pignolo? Sì. Ti vogliono al telefono. Non sarà mica successo qualcosa al bambino. Pronto? Pronto, chi parla? Ah, tranquillo. Siamo a tutto noi, anche a tuo figlio. Ehi, via libera. Pochi minuti alla partenza della terza corsa. I cavalli stanno per terminare la scampata e si accingono a prendere le posizioni di partenza. La macchina li aspetta alla curva. C'è ancora qualche incertezza, un paio di cavalli dimostrano un po' di nervosismo. Notiamo Parafulmine, il favorito con il numero 1, guidato da Alpignolo con casacca blu. Poi Vivian con il numero 10, Ramino, Udini, Cocotte. Ehi, il fattino di Parafulmine non mi sembra quello solito. È vero. Ma no, è Alpignolo, chi vuole che sia? E tu a chi stai sorridendo? Io sorrido a chi cavolo mi pare piace a me. I cavalli procedono lentamente dietro la macchina. Ehi, ma tu non sei Alpignolo? Certo che sono Alpignolo, non mi riconosci? Ma chi vuoi prendere in giro? Tu non sei Alpignolo. Prova a chiamarlo e vediamo chi ti risponde. Alpignolo? Ciao, hai visto che sono io. Martini! Parafulmine rimane all'interno, mentre il numero 6, Cocotte, taglia la pista diagonalmente, prende subito la testa. Seguito dal numero 2, Vivian, Little India, Fast Frank, Udini. Parafulmine si trova un po' imbottigliato, Cocotte sempre in testa, seguito da Vivian, da Udini, Little Indians e Fast Frank. Posizioni mutate alla prima curva, con Vivian che tenta di riacciuffare Cocotte. Alla dirittura esterna il gruppo è ancora abbastanza compatto, ma ecco che Parafulmine accenna a reagire, passando all'interno, riesce ad affiancarsi al numero 2, Vivian, che ha soffiato la testa a Cocotte, che ha rotto. Vivian gli resiste, sono appaiati. Poi Parafulmine passa da autorità e prende a Vivian quasi una lunghezza. Dai, bello, dai, pazienza, bello! Cretino! Cretino, ma che fa quel disgraziato? Ehi, perché non rallenti? E lo dice a me, è lui, io che c'entro? Sta tirando come un dannato. Vai, Parafulmine. Ehi, Nymphos, lo sai che ho mollato Parafulmine a 500? A 500? Ma sei un bel cretino! Ma come? Abbiamo fatto un affare, tanto è un cavallo che non deve vincere! E guarda! Parafulmine è primo, Vivian secondo e Fast Frank terzo dopo aver risalito varie posizioni. Primo Parafulmine, poi Vivian e Fast Frank. Seguono Cocotte, Udini e via via gli altri. Andate a casa di quel bastardo di Alpignolo e regolate la questione. Voglio un lavoretto fatto bene.
andate. A quanto l'hai dato tu, parafulmine, eh? A 500, capo. A 500, capo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai sentito il capo? Un lavoretto fatto bene. Sì, ma io con i bambini mi commuovo. Sì, ma il capo con noi no. Vai di sopra a prenderlo. Ehi, capo, qui c'è qualcosa che non quadra. E ti pareva? Devo fare sempre tutto io. Scusa, capo. Guarda. Che ti dicevo? C'avevo ragione. Io un pupo con la barba non l'ho mai visto. E nemmeno io. E ricordatevi, non si toccano i bambini. Chiaro? Poi c'è il Tris, che sono tre carte uguali. Come queste. Ecco, bravo. Dopo viene la scala. Dopo la scala c'è il full, poi il colore, il poker. E la scala reale. Oh, mi stai seguendo? Mm-hmm. Che altro c'è ancora? Beh, ci sarebbe il QF. E cos'è il QF? Il quoziente fortuna. Se hai anche quello, sei un giocatore completo e praticamente imbattibile. Riepilogando. Nel poker americano con 52 carte e in 100 smazzate, si hanno 1,75 probabilità su 1000 di chiudere una scala reale massima. 3,27 probabilità di fare poker, 1,19 di fare un colore, 64 di combinare un full, 186 per il tris, 251 di fare una coppia. Ma per vincere sicuramente occorre il QF. Un po' di popò, insomma. Sì, ma non ti buttare troppo la testa. Tutti contro di te. Sette! Lo sapevo, ma lo sentivo. Prendendo la scena. Le puntate, prima o poi perdo anch'io. 300 li copro. Avanti, amici miei. Ma non lo sai che giocare in questa zona fa male alla salute? E chi se ne frega finché vinco? Si vince solo restando vivi. Da morti è più difficile. Scusate, ho un impegno. Ehi, nonnetto, a chi vuoi prendere in giro con quegli occhiali? Tanto abbiamo deciso di menarti lo stesso. Prendetelo! Più due banane. Ehi! Ehi! Ma quello è papà! Ma no, ti sbagli! Ti sbagli te! Quello è papà! Proprio matto. Ma ti dico che era lui, non posso sbagliarmi. Sta a vedere che adesso papà se ne va in giro da solo. C'era della gente che gli correva dietro. Io ci vedo bene, sai, guarda che non sono impazzito. Charlie, certe volte mi meravigli. Voi, venite qui. Non stavate correndo dietro qualcuno? No, no. Correvate dietro nostro padre. Oh, andiamo, Charlie. Lo sai che papà non ci vede, no? Senti, quel vecchietto non ci vede come... E se fate ancora allusioni su nostro padre, vi schiaffeggio. Vero, Charlie? No, no, per carità. Che sono allusioni?
Guarda che se tu e il vecchio mi state prendendo in giro, io vi spacco la faccia. Coraccio, ripeti quello che hai detto, avanti, sputa. Di che non credi al sangue del tuo sangue, dillo. Di che non credi a tuo padre, che ti ha dato il bene più prezioso, la tua esistenza. E già che ci sei, di pure che non credi neanche a me, a tuo fratello, che sta cercando di dare un senso alla tua inutile vita, facendoti fare una volta tanto un atto di bontà. Sì! Visto? Anche il raffreddore mi hai fatto venire. Sei contento adesso? Scusami. Oh, figurati, non te la prendere. Pensiamo piuttosto a come fare per trovare i soldi che ancora ci mancano. Dai, dai, fatti venire un'altra idea. Tu sei intelligente, no? Dunque, si potrebbe... No, no, questo non è uno sbaglio. Piuttosto, perché non organizziamo una bella partita a poker? Niente poker. Ho in mente qualcosa di meglio. Ok. Adesso $50,000 siamo riusciti a metterli insieme. Ecco, tieni, prendili e fai come ti ho detto, eh? D'accordo. Va bene, andiamo. Sto cercando un famoso campione, il cui nome è Prosciuttone. Charlie Firpo! Accidenti, quanto tempo è passato! Vecchio leone, come stai? Ti trovo bene? Non prendermi in giro, non sono più quello d'una volta quando giocavamo insieme. Vedi che devo mettermi per ringiovanire? Il tempo passa per tutti. A chi lo dici? Per dirti la verità, non vinco più una partita. Un po' colpa mia, un po' merito degli altri, un po' il menisco, un po' la flebite. Un po' di bicchierini in più. Vieni, bevi. Sai, credo che questa sarà la mia ultima partita. Mi hanno ingaggiato per miracolo. Stavolta dovrò piantarla. Basta con la pelota. Ormai sono troppo vecchio. E io invece ti dico che domani i giornali parleranno di te, perché stasera farai faville come ai vecchi tempi. Sì, magari. Gli alibratori mi danno a 10. Tu lo sai che vuol dire. Mi viene da ridere. Mio fratello è andato a puntare $50,000 su di te. $50,000? Tuo fratello è pazzo, fallo rinchiudere in un manicomio. Ma vedi, a lui gli piace molto rischiare. E il rischio piace anche a me. Fate una piccola offerta. Fate un'offerta per gli orfani. Vuole fare un'offerta, signore? Un'offerta, prego. Cammina, scemo. Ma non mi scocciare. Andiamo. Ehi, ciao! Vuoi una caramella? Ciao, Fustaccio! Sono proprio felice di rivederti. Anch'io ti rivedo con piacere. Ma perché hai cercato di farmi perdere con quel cavallo fasullo? Quella è stata una brutta serata per tutti. Specie per il tuo amico. Tu sei roba sua, vero? Io non sono roba di nessuno. Appartengo solo a me. E se dovessi cambiare idea, lo direi a te. Ah, davvero? Allora tienimi informato, Ah, senti, dov'è che si gioca da queste parti? Devi fare una puntata? Sì. Devo puntare su Ramon Serrano questi $50,000. Ma sei impazzito? Serrano non vale più una cicca. Nessuno punta più su di lui. Figurati che perfino quelli che tu chiami i miei amici lo danno a 10. E io per questo lo gioco. Ah. Sale, scusate. Ciao. Vorrei fare una bella scommessina. Ah. All'inizio della partita. Affrettarsi con le scommesse. Signore e signori, eccoci giunti al clou della serata. Stiamo per assistere a uno scontro eccezionale. Vi presentiamo gli 8 giocatori. Numero 1, Arignà, detto Roviera. Con numero 2, Mendes, detto Cos'è un Guento. Numero 4, Ruiz, El Grimpio. Numero 5, Salazar. Numero 6, Carlos Primero, detto El Tarquiado. Numero 7, Gonzalez. Ed ecco col numero 3, Ramon Serrano, pittoresco come sempre. Numero 8, Gamè, detto Gargamella. Ed ora ha inizio l'incontro, sarà una gara incandescente. Alla battuta in maglietta rossa il numero 1, Arignà, contro il numero 2, in maglietta azzurra, Mendes.
Vi ricordiamo che nella pelota basca ciascuno degli 8 giocatori si batte con tutti gli altri e il vincitore è quello che riesce a prevalere su tutti. La partita è cominciata. Il segreto è quello di tirare la palla o pelota contro il muro in modo che l'avversario non riesca a prenderla e a rilanciarla. La linea è già fuori, tocca ora al numero 3 con la maglietta bianca, Ramon Serrano. Vale più una cicca, eh? L'artrosi, la flebite, il menisco, l'ernia bilaterale, brutti imbecilli, l'ernia ce l'avete voi, ma il cervello, ma che vi è venuto in testa? Questo scherzetto ci costerà $500.000 e a Paragulis chi glielo dice adesso? Glielo dico io. Voi portatemi da lui e glielo dico io. Anzi, i $500.000 che mi dovete per la vincita sono disposto a rigiocarmeli a poker, ma a condizione di giocarmeli con il greco in persona. Mi va? Ehi, capo! Lui a poker è proprio un pollo. Ti ricordi che l'abbiamo già spellato una volta? Il greco gli riporta via tutto fino all'ultimo cent. È vero, il greco è uno che non perdona, lo distrugge. Allora, ok, ti porteremo a giocare a casa nostra. Sarà una tranquilla partitina in famiglia, sei contento? Mi dispiacerebbe pagarmi la vincita prima. Sì. $200, $300, $400, $500.000. Dunque, il guardia marina Johnny Firpo ci farà sapere presto dove si nasconde il capo dell'organizzazione clandestina. Se l'operazione andrà in porto, ciò si deve anche alla collaborazione del padre, Mike Firpo. A proposito del padre, le ricordo, ammiraglio, che Mike Firpo ha accettato di collaborare a patto che gli venissero condonate ufficialmente le varie condanne per truffa che aveva accumulato. Ha fatto sapere niente il ministero. Ammiraglio O'Connors. Pronto? La chiamo da parte di Johnny Firpo. Ha detto che sta andando in quel posto. Sì, così ha detto. E che dovendoci andare anche voi, sarà bene che lo seguiate. No, non ha detto altro. Non c'è di che.
Salve. Oh, salve, signor Charlie. Ha visto mio fratello? Oh, sì. Mi ha detto di salutarla. Ha vinto un sacco di soldi. Pensi che mi ha fatto un'offerta di $1,000. Va bene, va bene. Nient'altro? Sì, mi ha detto di consegnarle questo. Caro Charlie, vinto da una irresistibile tentazione, vado a giocarmi a poker i soldi guadagnati con la scommessa. Se i tuoi insegnamenti sono validi, al Greco leverò in un solo colpo i calzoni e il vizio del gioco. Un abbraccio dal tuo affezionatissimo fratellino. PS, ti dispiacerebbe insieme a papà e agli orfanelli di suor Susanna di spremerti un po' per me? Ciao, Johnny. Buone notizie? No, purtroppo sono cattive. È ancora vivo. Oh, ma come? Da questa parte. Il viaggio è un po' lungo, ma il divertimento è assicurato. Accomodati. Grazie. Molla. Andiamo qui, vai. Ancora in tempo. A fare cosa? A tirarti fuori. Io mi butto in acqua. Tu ti tuffi per salvarmi, nuoti fino a riva e ti squagli. Perché tutta questa scena? Perché voglio aiutarti. Ti ho visto giocare. Sei una frana, fustaccio. E il Greco è il più forte giocatore del mondo. Da retta a me. Tieniti i soldi e scappa. E no, se ti tuffi, io ti salvo. Ti pare che mi perda una bella respirazione bocca a bocca con te? Beh, se è solo per questo. Capo, li vedi quei due che fanno? Io non vedo niente. Neanche io. Ehi, c'è un uccellaccio qua sopra che ha l'aria di avercela con noi. Ma vedrete che si stancherà presto. Qui Condor X208, guardia costiera, comando marina. Ammiraglio, stiamo seguendo il motoscafo con a bordo il guardia marina Firpo da più di 2 ore. Stanno per superare il limite delle acque territoriali. Attendo ordini. Passo. Maledizione. Ora non potremo più intervenire. Il motoscafo ha superato il limite delle acque territoriali. Il guardia marina Firpo rischia di ritrovarsi solo e senza aiuto nel covo di quei delinquenti, signor ammiraglio. E tutta l'operazione fallirà. I parenti sono come gli stivali. Perché più sono stretti e più ti fanno male. Non fidarti. E non fidarti soprattutto di quelli con gli occhi chiari. Passagli la cima. Arrivando. Bel posticino, eh? Soprattutto qui nessuno può darci fastidio. Che hai visto? Bonjour, Jean-Pierre. Fate il vostro. Permette un attimo, signora. Prego.
Questo è l'ultimo numero uscito. Sì, 23 rosso Viscari. 23 rosso Viscari. Fate il vostro gioco. Per favore, i lucini dello zero. Grazie. Ok, 10.000 dollari sul 9. Bene. Amplein, chevaux, carré, terzina e dozzina. E 3.000 dollari sulla seconda colonna, ampère e manche e 2.500 dollari sul rosso. Oh! Bravissimo. Rien ne veut plus, monsieur. Les jeux sont faits. Neuf. Rouge, ampère, manque. Magnifico, come hai fatto? È semplicissimo, soprattutto per chi come me è laureato in matematica pura e scienze propedeutiche. Grazie, signora. Ma allora lei sa qual è il prossimo numero? Me lo dica, la prego. Bisogna aspettare la prossima cadenza matematica, che si verificherà dopo 18.200 voti. E se non ha pazienza, dovrà fidarsi unicamente al QLF. QLF? Il quoziente livello fortuna, signora. Oh, capito. È quel figlio di un cane che sta vincendo tutti quei soldi. Sì, è lui. È un uomo infernale. Ha vinto 500.000 alla pelota e 154.000 dollari in un colpo solo alla roulette. A bordo della mia barca nessuno ha mai vinto nemmeno un cent. E non sarà certo quello scricciolo a infrangere questa regola. Bisogna trovare il modo di castigarlo. Ah, niente di più facile, capo. Quel biondino ha una gran fortuna nei giochi d'azzardo. Ma a poker è una frana. Mentre tu sei il più forte giocatore d'America. Di tutto l'universo. Sì, sì, di tutto l'universo, certo. Beh, vediamo come se la cava al poker. Chiamalo. Ah, quanto è bello questo camion. Anch'io ce n'avevo uno. Ma mio fratello me l'ha fregato. Mio fratello mi ha portato via il camion. Tuo fratello ti ha portato via il camion? Sì. E ti lamenti? A me il mio mi ha portato via la moglie. Sono felice di conoscerti, Johnny Firpo. È così che ti chiami, vero, Firpo? Un nome che non mi è del tutto nuovo. Sì, infatti lei ha avuto un precedente con mio fratello Charlie. Ah, Charlie Firpo è tuo fratello. Se lo ricorda, eh? Cervello zero, ma di forza tanta. Mi dicono invece che la tua forza sta nelle carte. Dico bene? Beh, come si dice, impara l'arte e giocatela a carte. Ed è appunto quello che faremo adesso. Alza. Apro di 1.000. Piatto ricco, mici ficco. Scusa, ma quando gioco a poker le frasi fatte mi fanno venire il nervoso. Sì, anche a me. Ecco i miei. Quante carte? Il piatto piange. Tre carte. Come? Una per me. Tre anch'io. Nessuno ne vuole uno specchietto? Se mangi le mele, ti va a gonfie vele. Attenzione! Che le dite? E adesso assisterete al colpo più famoso di Mike Firpo. Rinterzo liftato, otto sponde di calcio, rossa in buca. Se c'è qualcuno che non crede, accetto scommessa, io sono qua. E adesso passo a eseguire. Charlie, Charlie, io ti vedo. Io ti vedo, riesco a vederti, mamma. Mamma, questo è un miracolo, è un miracolo, Charlie! Un miracolo? È un miracolo se non ti ammazzo! No, no, che fai? Aspetta, figlio, dimmi! Sta zitto tu! E il tuo figlio, mi avete rovinato. Prima lui mi ha fregato il camion. Ah, del camion io non so niente. Poi mi avete incastrato con la storia del cielo. Charlie! Io non posso ammazzare mio padre con queste mani. Però devo
sfogarmi in qualche modo! Devo sfogarmi io! Sfogati, caro, sfogati! Charlie! Ma chi li prende poi i danni? Calmati! A te che guardi, idiota! E adesso andiamo da Johnny. Full? Io vorrei tanto sapere come fai a vincere una mano dietro l'altra. Beh, vinta la prima, basta vincere le successive. Apro. Questa mano me la sento la raddoppio 500. La vuoi smettere di dire queste rime del cavolo? Non lo sopporto. Ma chi lo dici? Neanch'io. Carte. 4. 3. 2. Ecco. Duecento. 3 volte. Passo. Più questi. Passo. E va bene. Devo vedere. 4 assi. 4 assi. Però. Scusa. Dunque, io ho un 5, un 6, un 7, un 8 e un 9. Tutti di cuori. Dovrebbe essere scala reale. Vinco io, no? Accidenti. Hai preso 4 carte. Ma come cavolo hai fatto? Non ne potevo mica prendere di più. Giochiamo ancora. Bene, come vuoi. Alza. E adesso che ti giochi? Mi gioco il Panfilo con tutto quello che c'è dentro. Però prima dovrei assentarmi un attimo per fare una doppia P. Una doppia chi? Una doppia P. Scusa, ti dispiace tenermi questo? Grazie. Non è mica perché non mi fido di voi, eh? Ma come si dice, l'occasione fa l'uomo ladro. Ho finito. Ecco. Grazie. La mela. Ma la gente dove è andata? A dormire. Di già? Sì. Grazie, bellezza. Mi aspettate? Certo, caro, fai con comodo.
Oh, quanto mi dispiace. Ma che vi prende? Non volete più giocare? No, Johnny Firpo. E perché? Adesso giochiamo noi due. Noi due soli, tête à tête. A te Lesina con 52 carte. Ti va? Per me va benissimo. Vattene tu. Buona fortuna. Grazie, bambolotto. Dobbiamo dare un valore a questa bagnarola. Questa bagnarola, come la chiami tu, l'ho pagata $1,000,000. Ti hanno fregato. Negli affari ho sempre avuto un buon naso. Può darsi, prima che mio fratello te lo rompesse. Questo Pamphilo non ne vale più di 300,000. Punto senza vedere. Mi fido ciecamente del sedere. Papà! Quando ti dico di mollare, molla! Va bene, Charlie, ma sta attento! I tuoi pantaloni. Come? I tuoi pantaloni. Stai bluffando. Lo so che stai bluffando. È vero che stai bluffando. Se lo vuoi sapere, devi pagare. Anzi, io ho messo $3,000, quindi per coprirli un paio di pantaloni soli non bastano. Che altro hai? Che altro ho? Ho ancora questa. Ma sei matto. Ma... questa al massimo varrà, non so, $200. Insomma, andiamo, andiamo. Non facciamo i ragazzini. Buttatelo ai pesci. Buttatelo ai pesci. Ehi, calma, ragazzi! Calma. È inutile scalmanarsi. Come si dice, una partita fra amici fa tutti felici, non è vero? Le voglio venire incontro. Io rinuncio alla vincita e lei mi riporta a terra con questo meraviglioso Pamphilo. Beh, ci può stare, no? Ecco i suoi soldini. Allora, che cosa mi dice il signor Paragolis? Prima vediamo se avevi bluffato. Buttatelo a mare! Guardate chi è arrivato. Charlie Firpo. Chiudi il becco. Salve. Charlie, ma che bella sorpresa. Che sei venuto a fare? A prendere un paio di occhi per nostro padre, i tuoi. Charlie... Dunque, Johnny. Dai, calmati, Charlie. Tu mi hai dato un pugno e io te l'ho restituito e ora siamo pari. E se tu adesso me ne dai un altro, torniamo dispari. Charlie, di questo passo i conti non torneranno mai. Cerca di seguirmi. Se invece il pari e il dispari si mettono insieme, pareggiano i conti. No? Scusa. Mi dispiace, Charlie, ma l'hai voluto tu. Scusi, che sbagliato, non sono mica con lei. Charlie! Ehi, amico, ma voi litigate fra di voi o contro di noi? Ma perché tu non stai con noi? No. Allora stai contro di noi? Sì. Thank you.
Basta! Uno, due e tre! Aspetta, caro, ti aiutiamo. Non penserete che sia finita qui? No. No. Adesso bisogna trovare il modo di arrivare a terra con questa bagnarola. Non ce n'è bisogno. Ci siamo già a terra. Avanti, ragazzi! Portate via questa gente, svegli! Ma come ci siamo arrivati? Semplice. Ma
Sono stati loro. Siamo buoni amici. Vi siete detti? Ma perché non impari il delfinesco? Può sempre servire, l'hai visto, no? Io parlo anche il tartarughesco, il coccodrillesco, l'ippopotamesco. Pustaccio. Ciao. Ehi, un momento. Tieni, come ricordo. Grazie. Mi vieni a trovare in prigione? No, non ce ne sarà bisogno. Pago la cauzione. Bene, e ti porto a cena stasera. Oh, grazie. Ti aspetto allora. Avanti, cammina. Johnny. Ciao. Figli miei. Oh, muoviti, Johnny, vai. Che gioia. Charlie, come sono orgoglioso di voi. Ammiraglio, le manterrà le promesse che mi ha fatto? Un marinaio mantiene sempre le sue promesse. Comunque anche l'aiuto di suo figlio Charlie è stato determinante. La Marina degli Stati Uniti si onora di offrirle un camion nuovo di zecca, con tanto di rimorchio, cambio automatico, cucina, toilette e parcheggi pagati per 12 anni. In quanto a lei, per i meriti che si è conquistato, può chiedermi qualsiasi cosa, tenente Firpo. Che ha detto? Tenente Firpo. È uno scherzo. No, questa volta è tutto vero. Ammiraglio, vorrei fare l'ultima scommessa con mio fratello. Mm? Una scommessa? Sì, signore. Beh, nel frattempo noi diamo un'occhiata allo yacht. Andiamo. Charlie, qui dentro c'è $1,000,000. Sono tutti i soldi che abbiamo vinto. Ce li giochiamo. In un colpo solo. Testo croce? No, un momento, scusate, a me che mi tocca. Il vostro paparino che vi vuole tanto bene. Che sono io, testo o croce? Ah, sta tranquillo, papà. Adesso te lo dico io come si fa. Se viene testa, è tutto tuo e di papà. Se viene croce, è tutto di papà e mio. Ma se non viene né testa né croce, non è né mio, né tuo, né di papà e va tutto agli orfanelli. Papà, tirala tu, più in alto che puoi. Come facevi sulla spiaggia quando eravamo piccoli? Va bene. Hai visto? Né testa né croce, va tutto agli orfanelli. Charlie, ma come hai fatto? Non te l'ho mai detto che io parlo il gabbianesco? As I touch the floor with my feet, I realize.